Che cosa sta combinando il governo Letta nel milleproroghe? Beh, diciamo che il milleproroghe forse è peggio del Salva Roma, o meglio, è una versione peggiorata del Salva Roma uscito dalle commissioni parlamentari. È una sorta di mille marchette, a quanto si legge nei testi, nelle anticipazioni, e questo non qualifica sicuramente l'azione del governo, nemmeno risponde a quello che è stata, a dire la verità, la richiesta del Presidente della Repubblica. Io temo che alla fine resteranno comunque i soldi per Roma e verranno gabbati tutti gli altri comuni, a prescindere da dove si trovino e da chi li amministra, che invece sono amministrati bene e hanno amministrato in modo oculato, gestendo al meglio le risorse dei cittadini. Insomma, ci sono altre marchette per il Sud? Ci sono marchette per tutte quelle amministrazioni che hanno speso senza badare a quelli che erano i risultati, che hanno fatto delle opere incredibili, spesso inutili, che hanno fatto assunzioni clientelari, e l'hanno fatto perché volevano mantenere un consenso politico. Viene premiata, diciamo così, l'abilità e la furbizia politica, non invece la capacità di amministrare in modo coerente e in modo concreto e pragmatico le risorse dei cittadini. La marchetta più grande va a Roma Capitale. La marchetta più grande è quella di Roma Capitale, ma vorrei ricordare che ci sono anche tutta una serie di interventi previsti anche per quanto riguarda le agevolazioni e l'assunzione del Mezzogiorno, che rappresentano una concorrenza sleale nei confronti di tutte le altre realtà produttive, soprattutto quelle del Nord.